Buongiorno, meglio buon pomeriggio. Va bene, voi questo video lo vedrete sicuramente domani mattina. Siamo nel mio bagno piccolo, anche se dire piccolo è un eufemismo perché i miei bagni sono entrambi piccolissimi, ma dico sempre meglio due piccoli che averne uno soltanto. Innanzitutto volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti, finalmente abbiamo passato i 100. Anzi, in particolar modo vorrei ringraziare il gruppo Malati di Pulito, Pulizia che Passione di Facebook, perché tutte le ultime iscritte provengono da lì. Dato che il mio ultimo video è piaciuto molto, io vi ringrazio, quindi abbiamo deciso di fare più video sul genere pulizia e organizzazione della casa. Quindi ci troviamo oggi nel mio bagno, dicevo, dove andiamo a fare un po' di decluttering e una pulizia e una riorganizzazione degli spazi. Andiamo a vedere quello che ho preso. Questa è la situazione iniziale. Aggiungiamo un po' di luce, ecco qui. Allora, come vedete, spesso l'anta non si chiude perché qui, ecco, adesso la distruggevo direttamente. È tutto ammassato alla bella e meglio. C'è il gravissimo errore di non avere dei piani qui e quindi adesso andremo a svuotare tutto, a dare una bella ripulita e poi andremo a riempire di nuovo gli spazi. Io ho acquistato dei piccoli cestini turchesi in un negozio di detersivi, li ho pagati 1 euro l'uno, piccolissimi. Ne ho presi un paio, già ne ho qualche idea. E poi ho acquistato queste mensole di Ikea che fungeranno da ripiani. Ci entra una pompa per il rotto della cuffia. Questo è il prodotto che andremo ad utilizzare. Lo sto testando nel senso che l'ho acquistato. Non credo che lo ricomprerò perché non mi ha colpito in particolar modo, anche se è comunque un prodotto valido. Come vedete, risciacquo facile, si pulisce e si risciacqua in una sola passata, quindi non c'è bisogno di ripassare. Solita pezzetta in microfibra. Dicevamo, questi sono i ripiani, sono le mensole della serie Variera. C'è la piccina che dovrebbe costare intorno ai 3 euro e la grande 6 o 7. Io le ho unite come consigliavano e le andremo a mettere qui all'interno. Mettiamoci al lavoro. Avevo già questi piccoli cestini sempre di Ikea che se non erro, scusate, contenuti vietati minori, scherzo, c'erano in turchese e in rosso. E io sono fortunata perché ho una mia cucina che è arredata in rosso e quindi riesco a metterli in entrambi gli ambienti. Svuotiamo tutto, come dicevo. Io non ho molte scorte di prodotti qui perché le conservo nell'altro bagno. Gli asciugamani non posso tenerli arrotolati per mancanza di spazio, li tengo semplicemente impilati. Mamma mia, come stona questo arancione in mezzo a tutti quelli in turchese, azzurro e blu. E tengo gli asciugamani, diciamo, da viso sotto e quelli ospite sopra. Nell'altro bagno, quelli per l'altro bagno, suddivisi assolutamente per colore. Facciamo una piccola passata asciutta per togliere eventuali pelucchi o capelli. Ecco qua. E poi usiamo il nostro prodotto. Avevo messo dei chiodini, non penso li riuscite a vedere, in cui avevo appeso un cestino con tutte le mie lenti a contatto, ma era un sistema molto molto scomodo. Ripassiamo anche le ante. Ecco qua. Una pulitina anche alle mensole e andiamo a riempire. Questa volta ho preso prima le misure perché spesso mi capita di acquistare oggetti d'Ikea che poi non riesco a mettere. Ecco, non so se metterli a destra o a sinistra, no, c'è un po' più di luce qui, lo metteremo qui, alla mia destra. Scusate l'interruzione, allora. Io andrò a mettere i tamponi e le cose da donna sul retro, poiché non li utilizzo spesso, perché prendo una pillola che fa in modo che io abbia il ciclo 4 volte l'anno. Se volete qualche volta approfondiamo il discorso, me ne parlo, mi trovo benissimo perché poiché con il ciclo avevo tanti disturbi, adesso non li ho più, semplicemente. In questo cestino andrò a mettere le lenti a contatto di cui vi dicevo. Io le porto giornaliere, quindi ne ho tantissime e ogni volta, poiché sono diverse come gradazione, starli a cercare il numero è una noia. Quindi adesso con tanta pazienza le andrò a staccare tutte.
perché se la probabilità che ne becchi una per la destra e una per la sinistra al primo colpo sono comunque rare. Io cercherò di mettere le cose in base all'utilizzo, cioè le cose che usiamo di meno le metterò sul retro. Oddio, non finiscono più. Ci siamo quasi, non è neanche un mese di utilizzo qui. Io comunque non faccio grandi scorte, le compro mensilmente, quindi abbiamo indovinato la misura, ci stanno perfettamente. Allora, queste le mettiamo qui. Poi andiamo a mettere la piastra per capelli qui su. È anche comodo il materiale perché, non essendo plastica, se dovessi mettere la piastra ancora non del tutto raffreddata, non dovrei avere problemi. La spazzola rotante non la utilizzo quotidianamente. Oddio, un po' di capelli, mi è disgustoso. La possiamo mettere... No, direi di metterla giù e fare cambio con i tamponi. Mettiamo questi nel ripiano intermedio. Al centro c'è giusto un po' di spazio che potremo utilizzare per qualche prodotto. Allora, qui abbiamo una crema decolorante che ho preso l'estate scorsa per fare una prova per decolorare qui un po' di peluria. Io sono abbastanza chiara, però ho tanti peli sulle braccia, mi danno fastidio, ma non volevo diventare schiarava della ceretta. Quindi questo è il primo prodotto da cestinare, poiché è aperto già da troppo tempo. Arrivederci. Poi troviamo un bagno schiuma idratante che avevo completamente dimenticato, perché i bagni schiuma li tengo tutti dall'altra parte, nonostante io sulla vasca, che voi non vedete, ma alle vostre spalle, li ho già 3-4 diversi, perché mi piace cambiarli. Quindi cerchiamo di metterlo qui avanti, così ci ricorderemo dell'utilizzo. Qui c'è uno spray districante per bambini, perché mia figlia ha dei ricci veramente molto, diciamo, crespi, va? Non so come esprimermi, comunque non ha dei ricci ben definiti. Però quando dorme senza legare i capelli ce li ha tutti imbrogliati. Colluttorio, che altro manca? Allora, cerchiamo di creare un attimo un sistema prima di andare a mettere le cose a posto, perché altrimenti non ci troviamo con gli spazi. Qui c'è un fono da viaggio che utilizzava mio figlio quando faceva sport. Adesso lo utilizzavo per la piccola, per non usare quello grande, ma adesso che hai i capelli talmente lunghi che ci vogliono ore con questo qui, adesso sto utilizzando il grande. Quindi per ora io lo vado a mettere qui, però penso che a breve verrà spostato. L'unico bagno schiuma grande che abbiamo è questo, lo mettiamo lateralmente sperando che non ci dia problemi con gli asciugamani, perché altrimenti non c'entra nulla. Ancora un sapone per bambini liquido. In realtà dobbiamo riempire il sapone del lavandino, possiamo riempirlo con questo, perché comunque io lo sento che già sta a metà, e utilizzeremo questo, così non dobbiamo andare a prenderne uno nuovo. Qui ci sono dei sacchetti, quando avevo il bagno colorato in arancione, una vecchia rimanenza, e possono andare via perché non li utilizzo più. Adesso ho preso un cestino che non necessita di sacchetti. Qui abbiamo delle strisce depilatorie alle quali ormai ne è sopravvissuta soltanto mezza, che io utilizzo raramente per la zona baffetto. Una crema medica per mio figlio. Ecco qui. Ancora, io qui, voi non potete vedermi, ma io sul pavimento ho disseminato di altri assorbenti, non finiscono più, non ce ne sono mai abbastanza, eppure sono l'unica donna in casa. Ecco qui, colluttorio, andiamo a sistemare gli asciugamani. Beh, direi che senza ombra di dubbio è visibilmente migliorato. Questa è la visione d'insieme, dobbiamo allineare magari soltanto un po' gli asciugamani. Ci siamo! Io sono molto soddisfatta. Nella zona superiore c'è una piccola anta. Qui non andremo a cambiare pressoché nulla. L'unica modifica che andremo a fare, a parte una pulizia, mi abbasso un attimo perché ho lasciato la pezza a terra, anzi in realtà non la trovo più bene. Ecco qua. Dicevo, l'unica modifica che andremo a fare sarà inserire questi piccoli quadratini che ho tagliato a misura, che fanno parte di un rotolo per foderare i cassetti, qui che ha delle micro palline che fanno in modo che le cose non scivolino, sempre presi da IKEA. Anche questo rotolo ha un prezzo di 2-3 euro,
Ed è molto comodo perché veramente possiamo ritagliarci tanti tanti cassetti. Allora, qui su c'è la mia, i prodotti che utilizzo per la mia skincare del mattino e praticamente c'è, finisce sempre anche qualche campioncino. Qui abbiamo una maschera che avevo totalmente dimenticato. Via, viva, la facciamo stasera. Dei campioncini di Bioil. Adesso io me li tengo qui, così facciamo in modo di utilizzarli senza che restino nel dimenticatoio. Allora, c'è la crema idratante, buttiamo tutto, detergente, tonico e struccante. Adesso io mi chiedo come mai ci sia finito uno spillo. È bene che io sono sarta, però sinceramente spilli nel bagno non credo ci servano. E qui c'è una maschera notte che ho fatto 2 o 3 giorni fa di Sephora. Mi è piaciuta molto, questa è quella tipo antietà, anche se c'era scritto monodose e quindi è avanzata tanta. Sono passati 2 giorni, non è più liquida come all'inizio, penso proprio che si possa cestinare. Spruzziamo detergente. Certo che questa inquadratura in movimento, che con una mano faccio quello che devo fare e con l'altra vi tengo con me, non so quanto possa essere comoda per voi da vedere. Ecco qui, inserisco, vedete cosa ho pretagliato, l'ho tagliato abbastanza bene, si alza un po', facciamo così, prendiamone un altro. Può darsi che c'è il piano di sotto che è un filino più grande degli altri, no, fanno tutti lo stesso difetto, vabbè, non c'è problema. Allora, e andiamo a riposizionare i prodotti. Tonico, detergente, anche qui tendo a posizionarli in ordine di uso. L'acqua micellare, che senza non vivo, deve stare, ecco qui, pronta all'uso. Non la tiro manco fuori, ma direttamente ci metto il dischetto qui sotto e via. Al secondo piano ho un piccolo cestino con taglia unghie, pinzetta per le sopracciglia, spazzolina per le unghie dei bimbi, forbicine, eccetera. Diciamo niente di particolare. E poi la spazzola di cui vi ho parlato in un precedente video, che ho avuto il regalo insieme ad un Silky Peel l'ultimo Natale. E è con quella che vado ad applicare i prodotti. Quelli là per quanto riguarda la pulizia, non le creme, mi trovo veramente benissimo. Prendiamo un altro rettangolino di plastica pretagliato. Io penso che sia comodo anche per la pulizia. No, è un segno di luce. Allora, scatolina e spazzola. Ho dovuto proprio ottimizzare gli spazi, come vedete sono mini mini. Qui ci sono i dentifrici per me, mio marito e mio figlio usano un altro bagno, dentifricio per la piccola e il caricatore dello spazzolino elettrico. Questa soluzione non è delle migliori, però io ho cercato di prendere un contenitore, qualcosina per tenere il caricatore, ma tutto era troppo grande e poi andava praticamente andavo a inficiare lo spazio per i dentifrici, perché non li voglio tenere all'aperto. Io ho soltanto questa colla proprio di legno, non va via. Dicevo, voglio tenere soltanto gli spazzolini esposti sul lavandino. Meno roba c'è, meglio è. Quindi rimettiamo il caricatore qui. Anzi, forse dovrei togliermi il vizio di avere 2 dentifrici diversi. Io ne uso uno la sera e uno la mattina. Ho tante fissazioni, come chi mi conosce sa. Quindi magari riduciamo di nuovo l'ingombro. Ecco qui, abbiamo terminato. Grazie come sempre per essere stati con me. Io vi lascio il link di tutto quello che ho utilizzato, di quello che ho acquistato da IKEA qui sotto nell'info box. Un bacio, al prossimo video. Ciao!